quali saranno i calciatori che giocheranno la partita del cuore bianco-azzurro. Sì Davide, non ti nascondo che innanzitutto non ho avuto nessuna difficoltà a organizzare questa partita, perché i giocatori che ho interpellato immediatamente tutti hanno dato la loro disponibilità. In primis Alessandro Bonaffini, l'ex capitano dell'Acragas, che ha anche collaborato, a qualora dico ce ne fosse stato di bisogno, a convincere qualche ex compagno di squadra a venire a giocare ad Agrigento. Davide Baiocco, che è anche il fautore, colui il quale mi ha aiutato a trovare la squadra avversaria, che sono gli All Star Sicilia di Luca Napoli, una compagine che annovera tra le sue file, oltre l'ex capitano dell'Acragas, gente come Peppe Mascara, come Pantanelli, come Mister Pellegrino, oltre ovviamente personaggi del mondo dello spettacolo piuttosto che del giornalismo sportivo. In maglia biancazzurra, le cosiddette leggende dell'Acragas, ci saranno diversi giocatori che hanno scritto le pagine più importanti della storia dell'Acragas, da Gigi Chiavaro e Agatino Chiavaro, che giocheranno per la prima volta insieme, un paio di generazioni di distanza. Sarà veramente emozionante per i tifosi, sia quelli più, diciamo, per i meno giovani, che quelli che hanno vissuto anche nella recente storia dell'Acragas, questi personaggi li hanno vissuti. Ci sarà Ciccio Vindigno, ci sarà Pellegrino, ci sarà Nicola Rene, il genio, ci sarà Ciro Capuano, ci saranno anche giocatori del recente passato come Gerlando Contino, ci sarà la Grigia super tifoso Gino Casella, ci sarà Peppe Catalano, Castiglione, De Rosa, Colucci, Filippazzo, Miccichè. Insomma, è stata un'adesione in massa da parte di tutti questi giocatori, e questo non può far altro che inorgoglirci e farci comprendere che siamo sulla strada giusta, proprio per regalare un giorno di festa al popolo dell'Acragas, che se lo merita. Come nasce questa partita del cuore bianco-azzurro? Beh, questa partita nasce dall'iniziativa di Gerlando D'Aleo, che è un tifoso da sempre dell'Acragas, e ha pensato bene di creare questo evento che serva appunto a ricreare innanzitutto un po' di entusiasmo attorno a questa maglia, attorno a questo cuore biancazzurro che batte nel cuore di tantissimi agrigentini. E quindi si è pensato di portare ad Agrigento i giocatori del recente passato anche, che hanno fatto davvero la storia di questo club, di questa maglia, per una giornata, di organizzare questa partita chiamata appunto la partita del cuore biancazzurro, e con una finalità nobile, che è la finalità della solidarietà, perché gran parte tolte le spese ovviamente per ospitare le due squadre, l'incasso della partita verrà dato in beneficenza alla mensa della solidarietà. Quindi l'obiettivo è quello di ritornare a riempire lo stadio Esseneto, che ha visto protagonisti oltre che i giganti, il pubblico sugli spalti, riempirlo, ricolorarlo di biancazzurro, sentirlo di nuovo fremere per una partita di calcio, e riportare la solidarietà, dare un segnale di solidarietà. Agrigento è brava anche in questo, e quindi una giornata biancazzurra con un nobile scopo. Qual è il suo appello ai tifosi per questa partita del cuore? Non arrendetevi mai, credete sempre nelle vostre idee. L'Araba Fenice risorge, diciamo, dalle sue ceneri. L'Acragas può continuare, diciamo, ad essere questo faro, ecco, di luce per gli sportivi di Agrigento, se voi lo volete, se voi ci mettete tutto il vostro impegno. Dai, forza Acragas, forza agrigentini, forza biancazzurri. Lei sarà in curva sud durante la partita? Certamente, non solo io, veremo tutta la comunità. E ti assicuro praticamente che la voce la farò uscire.